Allora, andiamo su sul Milan. Andiamo sulla partita che si giocherà alle 19? Andiamo in ordine temporale. E dai. E stamos vivi! Occhio! Lecce Napoli. Lecce che scende in campo con Falcone, Gendrey, Baschirotto. Sì, un attimo, necessitano di una musica epica i miei 11 uomini. Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Malè, Yulman, Gonzalez, Gabriel Strefezza, Colombo, Di Francesco. Che corazzata! Più forte d'Italia! Ho i brividi! Ho la pelle d'oca! Ho la pelle d'oca per i miei ragazzi! Avanti tutta! Scusatemi, leggiamo il Napoli. Napoli che scende in campo. Ridendo e scherzando, secondo me è una trasferta complicatissima, Complicatissimo. Sono d'accordo. Napoli che scende in campo con Di Lorenzo, Rachmani, Kim Min-jae, Mario Rui, Zambo Anguissa, Lobotka, Elmas, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Quindi diciamo che dei titolari manca Osimhen, di nuovo non convocato, manca Zielinski con Elmas titolare, e forse Simeone al posto di Raspadori, però Simeone non ha fatto benissimo col Milan, quindi secondo me chiamare titolare Raspadori o Simeone è un po' un errore, si alternano. Quindi vince il Napoli 3-0. Sono d'accordo. No, invece secondo me, per me pareggiano, perché il Napoli sarà il risparmio energetico. E poi guardate che comunque, a posto che il Napoli il campionato lo vince, io non penso quello che pensa quel folle di Ene, però per me un pochino di contraccolpo ce l'avrà pure sul campionato. Ragazzi, vincerà comunque con un po' meno margine. Clamorosa il via del mare. Il Napoli, come ho detto ampiamente, è stato smascherato. Domani mancherà di nuovo Osimhen. Dunque la partita, per essere vinta, dovrà essere impostata da parte dell'allenatore del Lecce allo stesso modo in cui l'ha impostata il Milan. Stesso identico modo. Tutti su Lobotka. Perché se togli profondità al Napoli con Osimhen, dunque Osimhen assente, l'unico modo che il Napoli ha di costruire gioco è giocare palla in orizzontale, palla a terra. Se tu blocchi Lobotka, il gioco palla a terra del Napoli è nullo. Quindi vogliamo nominare centrocampisti del Lecce? Gonzalez, Malè, entrambi a uomo su Strefezza. Yulman non può andare, ma a me mi basta che Gonzalez, Strefezza e Colombo si mettano a triangolo a uomo su Lobotka e abbiamo finito. Mi bastano questi tre e il Napoli sta partita la perde 2-0, 3-0, e non sto scherzando. Il Napoli, secondo me, se Lecce l'ha imposta in questa maniera, prende una batosta domani che si ricorda per tutta la vita. Ascolta, Ene, ci hai già parlato con Baroni? Ho provato a contattarlo e mi ha bloccato. Ti ha bloccato? Ma bisogna che noi facciamo in modo di far sapere a questi allenatori delle squadre che dovranno sfidare il Napoli quello che devono fare, perché no, ma, è così semplice. Ma Giulia, ma più che altro, ma chi più di me può sapere come battere il Napoli? Giusto. E io che le ho viste tutte, ragazzi, con un'attenzione e con una concentrazione devastante. Chi più di me può sapere come si batte il Napoli? Come è possibile che nessun club di Serie A mi contatti pagandomi come consulenza anti-Napoli? Com'è possibile? Sarà che vedono il tuo video il Napoli non batterà la Juve? Sarà probabile. Oppure tutti gli altri dobbiamo tornare indietro e guardare. Non guardate troppi film, che Napoli quest'anno non ha mai perso due partite consecutive, dai. E appunto, non è sempre domenica, Enrico Tuzzi. Ma infatti non perde il Napoli, la foto parla chiaro, ragazzi. Il Napoli pareggia con Lecce, 84 pure punti. Prima pronostica è uscito, ragazzi. 0 punti col Milan. Mamma mia. La tabellina di Ortelli. Una cosa. Dimmi tutto, Vila. No, ritornando all'Inter, perché tanto ormai l'ho detta sta cosa del bidone di Correa. La partita finisce 1-1 e segna Correa, così avrò tutti i DM pieni di DM. Come siamo ritornati all'Inter? No, ci stavo pensando adesso. Stavo pensando che sto golletto se gioca Correa titolare lo segna proprio lui. Luca. Così chiederò scusa a Correa come ho chiesto scusa a Lukaku.
Grazie. No, io c'è da dire una cosa. Ah, buttalo fuori, buttalo fuori, buttalo fuori. Per favore. Ilare, guarda, nel senso. Grazie. I napolisti non guarderanno la partita. Non, la partita non verrà vista, penso, dalla maggior parte dei tifosi del Napoli. Cioè, ma non tanto perché la Salernitana non è una grande squadra. Anzi, Enea ha assolutamente ragione. Cioè, non ci vuole tanto capire come gioca il Napoli e come si fa a ingabbiarlo. Il punto è che i Napoli saranno tutti a pregare. Tutti a pregare San Gennaro, loro santi. Calma, in chat. No, 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 a pregare veramente, no, sono serio, sono serio. In chat, che Ortelli, che cazzo vuole lei? Parli. A pregare perché, perché se per caso la Juventus riottiene 15 punti, Napoli trema, e trema seriamente. Perché con lo scontro diretto... Amico mio. Con lo scontro io comunque diretto, non sono mai aspetta, sceso aspetta, 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 aspetta. Con lo scontro diretto andiamo a meno 9. È follia, lì, per, lì crolla tutto, aspetta, amico aspetta, mio! Aspetta, oddio! Aspetta, aspetta, aspetta. Se per caso pareggio domani con Lecce... andiamo a meno 7. Oddio! Meno 7 in 8 partite. Poi ne riparliamo. Amico io mio! Non dico, io non dico niente, Ene, io non dico niente. Ma domani, domani Napoli pregano. Pregano forte. Amico mio! Perché se per caso. Se per caso. Non farmi esaltare, ti prego. Non farmi gasare. Se per caso tornano i 15 punti e Napoli perde con la Juventus e magari pareggia anche con Lecce, lo scudetto è tutt'altro che chiuso. Altro che chiuso! La tragedia napoleana! Quella di Luca, eh! È tutto, no, è tutto meraviglioso. Peccato solo per quei 15 punti. Che riverranno dati, Leonardo, è chiaro. Ha detto tutto giusto, ha detto chiaro. Tutto giusto, tranne una cosa. Tutto giusto, non, c'è, non c'è il sé. Leviamo il sé. Tornano i 15 punti. Tornano! Io credo che abbiate visto veramente comunque un bel vorrei film, dire ragazzi. Avete visto un bel film? Perché Remi, non è possibile tu, che ormai scusami, tutto Remi, tu l'anno tu che squadra tifi, Remi? Ma lo sai, squadra, lo sai che squadra tifo? Lo sai sì, che ma te lo chiedo lo stesso perché voglio farti umiliare così. Che squadra tifi? Tipo una squadra che a differenza della tua è ancora sei in Champions settimo, League. Sei dietro l'Atalanta. Eppure lo sai. Che cazzo parli? C'è un allenatore che fa schifo. Dietro l'Atalanta, ma cosa di... Aspetta, dietro l'Atalanta? Sei attaccato all'Atalanta per farti capire, a fianco a Gasperini. Bro, ma io tifo Chelsea, ma che cazzo ti fumi? Guarda, guarda, come guarda, la guarda, si vergogna della Roma, si vergogna lui stesso. Come la Roma? Roma? Ho avuto fuori Portelli. Io. Dove Roma? Grazie. Tu sei romanista. Grazie. No, Nicola è romanista. Vabbè, dai. Tu sei romanista. Vabbè, dai, ma chiedo scusa. Chiedo scusa, chiedo scusa. Oh, Torre, mi devi 100 euro, pezzo di merda. No, no, ma come? Oh, mi ha trovato 100 euro, Torre, oh. Guarda, io ho detto, fammi, mi ha fatto due partite a FIFA, due partite. L'ho battuto tutte e due, e mi devi 100 euro, Torre, basta. Ma lei è condizione pietosa in Giro Napoli, ma lei non riesce a parlare, ma sta sbiascicando. Ma sta sbiascicando, coglione! Sta sbiascicando! È un coglione! Coglione! Ma vattene a fanculo, va! Tu probabilmente scusa, ero convinto ti passi Roma, perdonatevi. Enerix, posso finire? Che figura di merda, Luca. Comunque, Remi Sensatale non è credibile. Stai zitto. Enerix, posso finire? Assolutamente sì, Remi. Grazie. Stavo dicendo, è tutto l'anno ormai che dite che in qualche modo il Napoli crollerà, che in qualche modo gli astri si dovranno allineare e la Juventus tornerà in corsa. Io credo che questo film dobbiate togliervelo dalla testa. No, Remi, qua ti fermo. Vai, dimmi perché. Noi non abbiamo detto, almeno io non metto in mezzo gli altri. Non ho mai visto prima d'oggi. No, hai ragione. Io non ho mai detto che il Napoli avrà un crollo. Parlo per me. Io ci ho sperato. Ok, allora chiarisco. Mi riferisco a chi invece dice qui apertamente che il Napoli crollerà. Ok, quindi i vari Luca. Io ci credo. Lo so che ci credi, è basato il tuo personaggio intorno a tutto questo. No, ma io non è che ci credo. Io lo so. Colui tu lo sai. Che si è tatuato il terzo scudetto, il signore ragazzo che si è tatuato il terzo scudetto, non sapendo che alla Juve verranno dati questi 15 punti.
Questi 15 famosi punti che ormai siamo vicini al termine del campionato. Eppure io di questi punti non 19 vedo aprile, 19 aprile. 19 aprile. 15 vediamo, più bonus, vediamo, eh? 15 più bonus, diciamolo. Ma poi, anche se gli ridessero questi punti, voi dovreste vincere tutte le partite a vostra disposizione per eventualmente riuscire a rimontarli. Questa Juve le vince. Voglio sognare con Ortelli. Quelli che vanno contro i sogni degli altri. Devo chiudere gli occhi, Luca? Devo chiudere gli occhi? Scusami. Chiudi gli occhi. Immaginate, per favore, metti una musichetta e immaginate. Sto immaginando. 19 aprile 2023. Una cittadina sul lago di Como. Oh, però adesso, ragazzi, essere interrotto. Io porto tanto. Silenzio, silenzio, che è un momento proprio topico. Momento catartico, prego. Anche napolisti porto rispetto, quindi sono uno che porta rispetto veramente a tutti. Fatemi parlare, per l'amor del cielo. 19 aprile 2023. La procura annuncia ufficialmente la riassegnazione dei 15 punti alla Juventus. Prima o dopo che il Napoli sia uscito dalla Champions? Quindi secondo te il 18 escono o rimangono? Il Milan è già in finale, Enrico. Ok, perfetto. Milan... Prego. Milan batte il Napoli 4-0. Mi faccia sognare. Napoli esce dalla Champions, batosta. 15 punti alla Juventus, secondi, da soli, batosta. Il 23 aprile si gioca a Torino. Juventus-Napoli. Sì. Partita che può riaprire tutto. I Napoli convinti, napolisti convinti dopo il 5-1. Veniamo e gli insegniamo calcio. Ma lo Juventus non si passa. Nessuno è passato allo Juventus Stadium. Né la Roma, né l'Inter, né la Lazio, né il Milan. Nessuno è passato. Con calma. Poco a poco la Juventus batte il Napoli e si porta a meno 9. E poi da lì. Sì. Ragazzi. Il crollo totale del Napoli. E la remontata della Juventus. Perché noi a giugno solleviamo lo scudetto. Lo solleviamo. Okay, Torino. Ora puoi portiamo Torino. Avanti tutta! A Torino! Ora ma sapete qual è la cosa più bella di questa storia? Il laser, Luca! Se devono fare, Luca! Il laser se devono fare! Fuori di testa. Tu devi rifare tutto questo discorso togliendo. La cosa più divertente che c'ha è tutto questo discorso. Ilaria, io ti amo, per favore stai con zitta. Con la felpa dell'Inter. Vabbè, No, ragazzi, sapete qual è la cosa più bella di tutto questo programma? Che peraltro, posto che quindi questi 15 punti, non entro più in questo. Mi fa ridere come parlate dei 9 punti. E quindi la Juve sarebbe a 9 punti che quindi cioè, però è bello, a me piacciono molto. Questo si vede che comunque sono tre partite, Giulia. Su 8 partite sono 3 partite. Luca, dai, sono 4 però... pareggi. 4 pareggi sei fuori. Capito, ma di quante partite rimangono a quel punto? Cosa? Quante partite rimangono a quel punto? 8 partite. Vabbè, sono tante, Giulia, sono tante. Oh. Ragazzi, deve capitare il 5 maggio bis, eh? Cioè, ragazzi, però io ho fatto una allora, ragioniamo insieme, l'ho detto anche prima dai ragazzi del salotto. Ditemi, secondo voi, qual è l'unica squadra al mondo nella storia del calcio che può perdere uno scudetto a più 16 sulla seconda? Il Napoli! È l'unica! Se tu pensi a una sola squadra che può riuscire in un'impresa fallimentare del genere, c'è solo il Napoli. Ma certo, Enrix, ma perché se tu ti metti a contare le volte in cui il Napoli ha buttato via vittorie su vittorie... Ma basta quello che è successo con il Milan nell'anno e basta pensare quello che è successo con il Milan nell'82 non 83 non mi ricordo. Il tifoso del Napoli se escono dalla Champions e perdono lo scudetto. Ma vorrei secondo essere me, secondo ragazzi, me lo mi state lo facendo terribile. Secondo me vi state facendo una quantità di film e poi tra un mese parliamo di un Napoli che passa contro il Milan, una Juve che non riesce 15 punti di penalizzazione e un Napoli che va a Torino e vince. Flavio, magari hai ragione, però ti dico una cosa. Flavio, era tutto bello tranne la prima parte. No, Flavio, perdonami, Flavio, tu hai ragione. Però, Enrix, dimmi se sbaglio, perché io e Enrix su questo siamo proprio d'accordo. Flavio, tu hai ragione, ma se a Napoli quest'anno non arriva la Champions, quelli cadono in depressione. Sì, è verissimo, verissimo. È psicodramma. Te lo giuro, io ho parlato con almeno 7 napoletani, miei amici, non faccio nomi perché non sono assolutamente sui social. 7 amici, loro, in Campania. Ma io ti dico, no, a parte gli scherzi, a parte la robe storia. Se vincono solo lo scudetto con la squadra che hanno, perché loro sono convinti. No, ma è psicodramma, è vero.
loro se non vincono la Champions quest'anno lo scudetto verrà dimenticato, perché non gliene fregherà un cazzo. Allora se adesso chiedono a Pretonsi gliene frega lo scudetto, non le guardano più le partite, allora non gliene frega un cazzo, ormai ha già perso il peso, hanno già esultato, hanno già festeggiato, loro vogliono la Champions, e se per caso non arriva, fidati, vedremo lacrime. Ma speriamo che verrà dimenticato, solo questo ne parlo fino al 2085 di questo scudetto. Comunque speriamo, voglio soltanto dire che il Napoli nell'87-88 era a 5 giornate dalla fine, nell'era dei due punti, quindi una vittoria valeva due punti, a 4 punti sopra la seconda che era il Milan. In realtà lo spacco era ancora più grande in qualche giornata prima. Il Napoli perse una quantità di partite di seguito imbarazzante, se non sbaglio 5 partite di seguito, per una spaccatura avvenuta all'interno dello spogliatoio che poi si rivelò anche all'interno della tifoseria. Quindi ditemi se non vi sembra lo specchio di questa stagione. La storia si ripete sempre, la storia insegna. Lo diceva Nietzsche, lo dicevano gli antichi greci, la storia è ciclica, si ripete sempre. Occhio. Però mi fa ridere che Luca dica tutte queste cose credendoci veramente. Ilaria, se tu non vuoi credere nei sogni, sei libera di non farlo. Ma io spero. Ma infatti il tuo rimarrà solo un sogno. Vero. Noi diamo i sogni a due ragazzi. Il tuo, vero. Infatti, il tuo rimarrà sempre solo un sogno. Va bene, ma non per questo mi nego la possibilità di sperarci, di crederci. Non per questo io sai a cosa spero. Tu ti rendi conto a cosa mi sono ridotta? Sai a cosa spero? Io spero che a fine stagione noi siamo tra le prime quattro per arrivare in Champions. Perché io a fine stagione mi devo accontentare della Conference League. Beh. Dimmi. Ilaria, ti faccio una domanda, ma qualora Inzaghi riuscisse a far approdare l'Inter, diciamo, in finale di Champions, è comunque una stagione fallimentare secondo te? In tal caso, ma guarda che per me anche passare solo i quarti non è una, cioè, oddio, stagione fallimentare, ma anche adesso possiamo, non lo so, adesso è complicato da dire così. Per me se passa già i quarti e magari vince, per grazia di Dio, l'unica coppetta che riuscirebbe a vincere, stagione fallimentare no. Per ora io non... Ragazzi, sarebbe una super stagione. Finché Simone Inzaghi è nerazzurro, va sempre sostenuto. Partiamo da questo presupposto. Però io la fiducia in lui non riesco più a darla.